Va ora in onda Pianeta Oggi Eventi nel Mondo. Conduce in studio Massimo Bonella. In onda tutti i giovedì dalle 20.30 su Radio Piper. Gentili ascoltatori di Radio Piper Fontana Fredda, buonasera, ben ritrovati al nostro consueto settimanale di approfondimento Pianeta Oggi Report ai microfoni Massimo Bonella, trasmissione che va in onda anche in collaborazione con il circuito network online All News di Radio Science TV. Dunque saluto alle regie, a Fontana Fredda Paolo Gavasso e a Treviso la regia di Rosario Moreno. Dunque Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, trasmissione che cerca di guardare, come dire, con una come un po' una telecamera posta nello spazio che sta guardando il pianeta Terra e naturalmente emergono delle situazioni non tanto belle. Avete sentito sicuramente in questi ultimi periodi situazioni abbastanza tragiche, orrende, devo dire. Ecco, è stata colpita prima la Francia, poi altri stati come il Bangladesh con italiani morti, poi abbiamo avuto il caso di Erdogan con il golpe che non si capisce bene. Pochissimo avremo il nostro ospite fisso Albiano Appi che dall'altro studio ci farà un po' il punto della situazione. Ricordo che queste trasmissioni prendono spunto dai siti internet di alcune associazioni molto note che hanno sempre lavorato a, come dire, una informazione di approfondimento tramite le conferenze che venivano organizzate, che tuttora comunque si organizzano per la difesa della vita del nostro pianeta. Ad esempio il Sico Moro di Pordenone, che corrisponde al sito internet ilsicomoro.com, a seguire Antimafia 2000 per quanto riguarda la legalità, antimafia2000.com, il sito internet, una delle testate più importanti che trattano l'argomento antimafia. E poi non solo, abbiamo anche la Funima International, questa onlus che cerca di aiutare i bambini di strada e indirizzarli per una vita migliore. E così tutti quei anche soggetti che lavorano a tutela della vita in generale. Io a questo punto darei la linea ad Albiano Appi. Prima però vi ricordo anche le frequenze di Radio Piper Fontana Fredda, questa storica emittente che trasmette dal 1981, vale a dire i 93.8 e 88.800 MHz in FM stereo per tutto l'Alto Adriatico. Arriviamo comunque anche, potremmo dire, di là dei confini di Stato, vale a dire anche una buona parte della Slovenia e della Croazia, quindi tutto il Quarnero, l'Istria, e dalla parte invece occidentale anche il Veneto orientale fino a Venezia. Dunque, Albiano Appi, ti do la parola, facci un po' il punto della situazione, cosa sta succedendo in questo pianeta sempre più martoriato. Allora, grazie Massimo dello spazio che ci dedicate ogni volta. Io partirei un poco da quella telecamera che tu dici che viene posta sopra il nostro pianeta e ci osserva in qualche modo questa tua trasmissione che cerca di dare un po' il quadro della situazione generale. Tu sai che la nostra associazione, il Sico Moro qua da Pordenone, già da anni nelle conferenze ospita il tema dell'ufologia, proprio questa telecamera posta in alto nello spazio. E oggi io desidero parlare soprattutto di questi eventi di
di carattere così sociale che ci stanno sotto tutti gli aspetti del sociale, cioè quello economico, quello lavorativo, quello ambientale, quello militare, eccetera. Desidero parlare di questi argomenti, però lo voglio fare in qualche modo con una premessa. Desidero partire dal tema della presenza extraterrestre di questi osservatori, perché secondo me essa già da tempo ci ha dato una visione, un'indicazione precisa di dove si trova l'essere umano oggi. Infatti dalle comunicazioni ricevute prima, a partire diciamo dei primi anni 50, dal sensitivo del circolo di pace di Berlino Herbert Victor Speer, e poi in seguito da importanti contattisti come Edward Menger, George Adamski, e in Italia Eugenio Siracusa, e per ultimo Giorgio Bongiovanni, che spesso abbiamo avuto piacere anche di intervistare da questa radio. Ecco, queste comunicazioni extraterrestri ci dicono che il pianeta è sotto attentissima osservazione da parte di esseri provenienti da altri mondi, soprattutto dopo la scoperta delle forze atomiche e dell'uso incosciente che noi stiamo facendo di tali energie, un uso incosciente sia nel campo civile, possiamo pensare ai disastri di Chernobyl e Fukushima, sia in campo militare, a partire dalle due prime bombe di Hiroshima e Nagasaki, per passare poi agli oltre 2000 test atomici fatti nel pianeta, nel sottosuolo, negli oceani, nella stratosfera, a rovinare anche le fasce di Van Allen. No, l'essere umano ha una capacità distruttiva a 360 gradi. Bene, di fronte a questa nostra... le presenze extraterrestri sono qui a dirci che noi abbiamo imboccato una strada verso l'autodistruzione. Negli anni, fine anni 50, primi anni 60, dicevano che la situazione del nostro pianeta appariva loro caotica, e negli anni 80 sono invece passati ad usare il termine ipercaotica. Adesso io non so quale può essere la tua memoria, Massimo, degli anni 80, ma io, per come me li ricordo, per i viaggi che facevo a quel tempo nei posti dove sono stato, io posso dire che noi, dal nostro punto di vista, qui in Europa, e ti dico tutti i paesi che ho visitato a quel tempo, non c'era minimamente la percezione di trovarsi in una situazione di ipercaoticità. C'era lavoro, c'era abbondanza, si costruiva, si viaggiava, si facevano progetti per il futuro, ma in qualche modo noi stavamo distribuendo invece a piene mani quei semi che poi sarebbero germogliati ai giorni nostri. Cioè, in qualche modo stavamo mettendo in atto quei processi di causa ed effetto, di quei processi di causa di cui ora raccogliamo l'effetto, quello che gli orientali chiamano come karma, e che in qualche modo oggi ci ritroviamo tra le mani. La ricchezza del dopoguerra qui in Europa, nei paesi, possiamo includere anche il Giappone, che dopo tutto ha abbracciato il sistema capitalistico liberale dell'Occidente dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, diciamo che le ricchezze del dopoguerra si sono costruite praticamente depredando il sud del mondo, in primis Africa e America Latina. L'America Latina, specialmente da parte degli Stati Uniti d'America e del Canada,
e invece l'Africa da parte un po' di tutti, Europa soprattutto, Giappone, Stati Uniti insieme. E c'è, è stata una forma, secondo me, veramente di colonialismo senz'anima, senz'anima, in cui le risorse che si trovavano in questi paesi sono state sfruttate da noi a costi bassissimi. Abbiamo approfittato di una manodopera praticamente gratuita, era una manodopera senza diritti. Abbiamo approfittato della mancanza di vincoli ambientali in questi stati dove praticamente ci sono delle democrazie crescenti, delle pseudodemocrazie, oppure degli stati che sono letteralmente governati da generali, da colonnelli, spesso messi lì proprio da noi, nel senso che dove c'era un presidente che diciamo non favoriva le nostre multinazionali, le nostre grandi ditte presenti in quei paesi, lo si cambiava con un colpo di Stato, favorendo diciamo persone che sarebbero stati maggiormente disponibili alle nostre esigenze. Ecco, se vogliamo fare, io invito i radioascoltatori a segnarsi questo nome, Thomas Sankara. Thomas Sankara era un meraviglioso presidente all'inizio, alla fine degli anni 90, all'inizio del 2000, presidente del Burkina Faso, ex Alto Volta in Africa, è quello che si avrebbe potuto denominare come il Martin Luther King dell'Africa, per le grandi visioni che aveva. Per il coraggio con le quali le portava avanti, per la capacità di restituire al popolo quanto pochissime grandi multinazionali, specialmente di origine francese, si erano accaparrate. Bene, quest'uomo è stato ucciso grazie ai servizi segreti francesi, che hanno messo al loro posto un colonnello che dopo ha di nuovo rivenduto alla Francia le cose che Thomas Sankara aveva pian piano distribuito alla popolazione del suo paese. Ora noi dobbiamo cercare di capire questo, tutto questo è assolutamente non etico. Il secondo, gli extraterrestri, da una situazione caotica degli anni 60 siamo passati ad una ipercaotica di adesso, non è stata messa in pratica diciamo quella che quello che è il fondamento della convivenza civile tra gli uomini, cioè la Carta dei diritti universali dell'uomo dell'ONU, non è stata messa in pratica. Se fosse stato fatto quello sforzo, avremmo ricevuto anche dal cielo degli aiuti. Ma invece in quel ventennio siamo andati semplicemente peggiorando, e adesso siamo in questa situazione in cui raccogliamo gli effetti di queste popolazioni totalmente depredate dei loro beni, che adesso in qualche modo con questa invasione di massa fuggono da quelle guerre che in qualche modo abbiamo provocato noi, perché siamo andati appunto a detronizzare persone, presidenti regolarmente eletti da quei popoli quando ci interessava, abbiamo venduto armi in cambio delle materie prime di oro, argento, rame, petrolio, e in questo modo abbiamo creato un doppio danno. Provate a pensare, noi vendiamo armi a delle persone che ce le pagano con le ricchezze
del loro paese, che possono essere anche forestali, da quello che abbiamo nominato, di energia elettrica, eccetera, eccetera, e noi al contempo gli diamo delle armi che servono, che gli servono per farsi ancora più male, e a non distruggersi solo fisicamente, ma a distruggersi anche moralmente, perché le persone in certi stati si sono verificate delle guerre civili atroci, abbiamo armato addirittura i bambini che venivano messi contro i fratelli, contro i genitori. Pensate quale incredibile disastro umanitario noi abbiamo causato là. E adesso il disastro umanitario si sta muovendo e sta tornando da noi, sta tornando a prendersi un poco di quello che noi a man bassa abbiamo rubato. Questi sono semplici processi di causa ed effetto. Allora, su questo dobbiamo profondamente meditare, su questo dobbiamo anche ragionare per non causarne di altri. Quindi, in qualche modo, adesso apro una piccola finestra sul fatto che stanno arrivando queste moltitudini che fuggono un poco dalla Siria, ma molte dal Corno d'Africa e da altre situazioni, dalla Libia, eccetera. Bene, non si può non accogliere, ma in modo per forza intelligente, ma di questo dovremmo convincere i nostri politici, queste popolazioni. Invito tutti a seguire una trasmissione di Report che mostravano come l'Italia, essendo un paese front line adesso, visto che l'Europa ha chiuso un poco dappertutto le sue frontiere, dall'Ungheria alla Croazia, alla Slovacchia, eccetera, e noi siamo un paese di mare, non possiamo alzare fili spinati, però noi potremmo farci finanziare dall'Europa per l'accoglienza di queste persone. Quindi potremmo creare i luoghi dove queste persone vengono raccolte, e dopo dovremo preparare la fase di distribuzione all'interno dell'Europa dei contingenti di questi esseri. Ma questo vorrebbe dire mettere in moto moltissime persone che lavorano, uno nell'ambito delle costruzioni e due nell'ambito sia dell'inserimento sociale, dei servizi sociali, dell'istruzione, eccetera. Guardatevi, vi consiglio su Report un'idea di come l'Italia potrebbe mettere in moto buona parte, una cospicua parte della propria economia, semplicemente facendo accoglienza. Gli extraterrestri dall'altra parte dicevano una cosa molto curiosa: loro sono credenti in quello che noi chiamiamo Dio, per loro è un'intelligenza onnicreante. E dicono semplicemente: è incredibile, l'uomo si comporta come se Dio non esistesse. Dio esiste, ha delle leggi che noi rispettiamo moltissimo, perché queste leggi, il rispetto di queste leggi, porta alla creazione di società con grande bellezza, grande armonia. Invece voi assolutamente vi comportate come se voi foste degli dèi, noi siamo allibiti. E avete un concetto veramente astratto di Dio, per dire che non ce l'avete affatto, pensate quasi che non esiste, pensate quasi che tutto sia creato dalla materia, avete un pensiero estremamente materialista, e per noi è semplice il concetto: può esistere un quadro senza il suo pittore? Ecco, io giro all'intelligenza di chi mi ascolta se può esistere un quadro senza un suo un pittore, o una scultura come la Pietà di Michelangelo senza il suo scultore. Quindi ci poniamo la domanda, ce lo dicono gli stati: può esistere un mondo con minerali, piante, fiori, acqua ed esseri senza un creatore? E io mi domando: può esistere una radio in questo momento dove stiamo lavorando senza un suo ideatore, un suo creatore? La risposta mi sembra evidente, e la lascio alle menti di chi ci ascolta. Bene, siamo quindi negli anni 80, non avevamo questa percezione di iper
caoticità in cui adesso però noi siamo completamente dentro ed eravamo stati avvisati. Io non lo so se ci si può sentire tranquilli con quello che sta succedendo. Io trovo delle situazioni che potrei definire parossistiche, assolutamente diciamo caotiche. Non mi viene un termine che forse più tardi vi dirò, nel senso che guardate l'Europa cosa sta succedendo in Ucraina. In Ucraina si stanno confrontando in questo momento due superpotenze atomiche, la NATO da una parte e la Russia dall'altra, le due più grandi superpotenze al mondo, con in tutte e due hanno circa 4.000 armi atomiche già attive, ma ne possono attivare altre 15.000, sono in grado di attivarne altre 15.000, quindi 4.000 già attive e altre 16.000 che possono venire attivate in qualsiasi momento. Si stanno confrontando questi due blocchi. Intanto abbiamo da un'altra parte, pensate la contraddittorietà, ecco la contraddizione di questi eventi. Abbiamo il fenomeno dell'ISIS nell'Asia medio orientale, un ISIS che è sostenuto dall'Arabia Saudita e dal Qatar, che sono i principali partner economici di Stati Uniti e dal punto di vista delle armi sia del Pentagono che da molti Stati europei, Francia, Inghilterra, Germania e Italia. Sappiamo che le armi non si dovrebbero vendere a paesi in guerra come Arabia Saudita e Yemen in questo momento, eppure noi diamo i nostri droni che in questo momento stanno bombardando scuole, asili e ospedali nello Yemen, perché non c'è nessun rispetto di questi luoghi quando c'è una guerra in atto, specialmente lo sta dimostrando l'Arabia Saudita. Allora l'Arabia Saudita e il Qatar sostengono l'ISIS, gli Stati Uniti sostengono l'ISIS, quindi la NATO sostiene l'ISIS, li armiamo, allo stesso tempo l'ISIS mette le bombe in Francia, per esempio, fa gli attentati in Francia, che è un paese della NATO. Ma mi sembra una buona contraddizione e sta meditando di metterli anche in altri paesi. Allo stesso tempo la Turchia, che è nella NATO e dispone di 90 bombe atomiche e 1.000.000 di soldati che fanno parte del contingente NATO, ricordiamo che è il secondo paese come numero di militari a disposizione della NATO dopo gli Stati Uniti d'America, in questo momento si sta appoggiando alla Russia di Putin. Mi sembra una contrarietà non da poco. Il senatore McCain è stato visto diverse volte, almeno in due occasioni, con il capo dell'ISIS al-Baghdadi. Quindi, al contempo abbiamo queste situazioni di guerra in Siria, in Libia, dove abbiamo detronizzato certamente un tiranno, e abbiamo causato una situazione totalmente caotica e ipercaotica, 10 volte peggiore quella che si trovava quando c'era quel tiranno. Dopo abbiamo, adesso non vi tolgo più tanto tempo, ma riflettete anche su questa cosa. Il Prime Minister inglese, il primo ministro inglese Tony Blair, viene ascoltato da una commissione e viene messo sotto inchiesta in quanto la guerra scatenata contro l'Iraq di Saddam Hussein del 2003 ai giorni nostri sembra ormai assolutamente ingiustificata, perché quelle armi di distruzione di massa non sono state trovate. Bene, Tony Blair afferma che forse sì, c'è stato un errore di valutazione. Per quell'errore di valutazione sono state uccise, sono morte più di 1.000.000 di persone in Iraq. È stata distrutta l'intera economia di un paese, è stata distrutta la vita giornaliera
di quasi 40 milioni di abitanti, in questo momento le sofferenze continuano a essere atroci anche per la presenza dell'uranio impoverito, che provoca nascite con molte malformazioni, morti di persone tra atroci dolori. Questa è la situazione del solo Iraq. E pensate che il segretario di Stato americano Colin Powell, quando ha voluto tutti i costi quella guerra, e Tony Blair ha detto che comunque noi vi appoggeremo, comunque aveva assicurato gli Stati Uniti, c'erano prove delle armi di distruzione di massa, parole letterali grandi come la cima dell'Everest. Bene, queste non sono state trovate, sono stati fatti 1 milione di morti. Allora, questi sono processi di causa ed effetto che si scatenano ora in Francia negli attentati di Charlie Hebdo, negli attentati del Bataclan, nel pazzo di Nizza che con il camion uccide le persone che si trovano nel lungomare, e ci sono tutti questi in atto, questi processi di destabilizzazione mentale, come possiamo vedere in questo ragazzo Shamboli Ali, di origine iraniana, che a Monaco uccide 9 persone, ma che prende spunto da Anders Breivik, che nel 2011 in Norvegia uccide 77 ragazzi che vanno dai 14 ai 17 anni. Come dicono gli extraterrestri, ritorniamo all'origine, siamo entrati in uno stato di ipercaoticità, non c'è nulla di certo, non c'è nulla di sicuro. Certo, ci sono delle forze che pensano di guidare gli eventi, pensano di riuscire a provocare un'altra enorme guerra dalla quale pochissime persone ricche, molto ricche, riusciranno a salvarsi e riusciranno a rispartirsi un po' il pianeta, che con questo range di consumo delle risorse naturali non può continuare. Quindi c'è un piano effettivamente di distruggere gran parte dell'umanità, ma questo piano va bene soltanto a pochissime persone e non può andare bene a degli esseri umani che potremmo definire normali. Qual è il messaggio con il quale desidero lasciarvi allora? Desidero lasciarvi con il fatto che l'uomo ha bisogno di ritrovare un'idea di Dio, un'idea di un grande costruttore, di un grande ideatore che ha costruito un mondo bellissimo. Ci basta guardare la natura per capire che il mondo sarebbe meraviglioso e noi dovremmo essere dei custodi di questo mondo. Due, se non riusciamo ad immaginare un meraviglioso costruttore, un meraviglioso creatore, possiamo sempre rifarci a quelle meravigliose pagine scritte sulla carta dei diritti dell'uomo. Allora andiamocele a rileggere, e riappropriamoci di questi valori e mettiamoli in pratica nella vita di ogni giorno. Allora cominceremo a mettere oggi dei semi positivi, belli, armoniosi, che produrranno delle cause belle, positive, armoniose per un domani. È un augurio che vi faccio di tutto cuore. Questo è quanto spero tenevo ad approfondire con voi. Vi ringrazio molto e restituisco la linea all'amico Massimo Bonella. Arrivederci e buonasera a tutti. Grazie dunque Alvino Appi, riprendo la linea qui dallo studio 1 di Fontana Fredda, Radio Paipio Fontana Fredda, che ricordo modulo sui 93.8, 88.800 MHz in stereofonia per tutto l'Alto Adriatico. Ho ascoltato con estrema attenzione quanto Alvino Appi ha detto. Quello che io mi pongo come domanda e mi congedo al pubblico proprio con queste domande. La prima, come
Come sono riusciti a organizzarsi in maniera così capillare, nel senso che colpiscono senza paura, colpiscono dappertutto, insomma, voglio dire, abbiamo visto delle cose veramente strane. E poi per quanto riguarda il discorso Iraq, quando l'Occidente lo ha bombardato, era per portare la democrazia. Ecco, mi sa a me che le cose non vanno tanto meglio rispetto a prima. Come mai allora, e supponiamo che per loro è stato giusto far così, come mai allora non si interviene su un dittatore feroce come Erdogan che sta succedendo delle cose veramente lì in Turchia che hanno dell'incredibile, una vergogna mondiale, stanno arrestando. E poi in che modi personaggi dello Stato, dell'esercito, giornalisti, già l'anno scorso aveva cominciato a far chiudere delle testate indipendenti, e dunque adesso si arriva a arrestare i giornalisti, cioè, poi lui parla tanto di democrazia. Ecco, Erdogan uguale la falsità alla luce del sole, tutto il mondo vede questa grande falsità. Allora appunto ecco la domanda, come mai non si interviene anche lì? Ecco, non si capiscono queste cose, cioè veramente non si riescono a capire. Sta di fatto che la situazione in questo pianeta è questa. Bene, io a questo punto mi congedo da voi, vi do appuntamento come sempre alla prossima settimana con Pianeta Oggi 20 nel mondo, grazie per la vostra cortese attenzione e buonasera. Avete ascoltato Pianeta Oggi e 20 nel mondo a cura di Massimo Bonella. In onda tutti i giovedì dalle 20:30 su Radio Piper.